Un saluto, un abbraccio a tutti gli amici, sia radiofonici che in web. Oggi ci occupiamo di panificazione con due comuni della Calabria che, possiamo dirlo senza problemi, sono i maggiori produttori di pane in Calabria. Stiamo parlando del comune di Cerchiara di Calabria, in provincia di Cosenza, all'interno del Parco Nazionale del Pollino, e del comune di Platì, che si trova anche all'interno di un altro parco nazionale, quello dell'Aspromonte, e siamo nella Locride. Due splendidi comuni dal punto di vista paesaggistico, ma anche della tradizione e della storia della cultura. Ma è molto importante. E noi abbiamo ai nostri microfoni sia il sindaco di Cerchiara, Antonio Carlo Magno, che quello di Platì, Rosario Sergi, che saluto e che ringrazio in anticipo per questa disponibilità. Buon pomeriggio, grazie a voi per averci ospitato nella vostra trasmissione e per aver dato voce a questo nostro progetto che riteniamo sia molto, molto utile per creare questa attività sinergica fra il comune di Cerchiara di Calabria guidato da Antonio Carlo Magno e il comune di Platì. Grazie anche a questa intuizione del professore Paolo Ferrara, delegato dal sottoscritto per le politiche agroalimentari, che sicuramente ha fatto da collante per questa attività che abbiamo messo in campo. Paolo Ferrara, che saluto, che è in collegamento, che non ho presentato, ma non perché me ne fossi dimenticato. Lui adesso è in versione mobilità, quindi le avevo chiesto in anticipo prima di spegnere il microfono per evitare. Però a questo punto Paolo puoi assolutamente entrare in trasmissione e salutarci. Io saluto intanto tutti e ringrazio anche la redazione per aver dato questa grande opportunità di lanciare in anteprima ciò che succederà nei mesi a venire grazie alla grande lungimiranza di due grandi amministratori come i sindaci che sono qui oggi presenti. Per entrare in battuta direi che questa è un'idea buona come il pane, perché alla fine tra le eccellenze che abbiamo nei nostri territori, l'agroalimentare è di certo il volano di sviluppo delle maggiori aziende che consentono appunto di far girare economia all'interno della regione. E allora perché non soffermarsi a mettere insieme i maggiori produttori, ma non soltanto in termini di quantità, ma soprattutto in termini di qualità? E su questo abbiamo da uno studio fatto, anche culinario, lo consenta lei e il rispettivo pubblico che ci segue, abbiamo assaporato tra i migliori pani in assoluto, che è quello appunto di Platì e quello di Cerchiara, dove mettere insieme questo connubio si potrà portare a sviluppare, proprio anche per una posizione geografica, essendo entrambe le comunità gli antipodi del nostro territorio, un consorzio dove cercare di far prevalere le tradizioni appunto a tutte le fasi di lavorazione, per migliorarci reciprocamente, perché l'idea proprio ad ampio raggio che nasce è quella di dare la possibilità di tramandare nei secoli quello che oggi è un antico mestiere e che ha portato i nostri territori ad avere un valore di assoluta eccellenza. Il comune di Cerchiara di Calabria, guidato appunto dal dottore Carlo Magno, è avanti anche rispetto alle linee che ci siamo poste noi, giovane amministrazione di Platì, con la possibilità di ottenere la certificazione di qualità del nostro pane. Loro già da anni hanno ottenuto ciò, fanno già parte della famosa Associazione Nazionale Città del Pane, e da lì nascono anche tutte le nostre idee che potrebbero consentire non solo di unire le forze di due realtà diverse, ma nello stesso tempo dare la possibilità di alzare la voce in un modo naturalmente istituzionale per far
dialogare tutte le istituzioni possibili al fine di mettere su un consorzio che sarebbe per la nostra regione una chiave di svolta molto importante, in quanto mai, e dico mai, nessuno ci aveva pensato prima. Paolo Ferrara ha quasi anticipato tutto, no? In realtà il 18 marzo scorso i primi cittadini di Cerchiale e di Prati si sono incontrati, hanno siglato proprio questa intesa per la realizzazione, come già anticipava Paolo, del primo consorzio del pane in Calabria. L'obiettivo è realizzare il primo progetto di filiera per la valorizzazione e la tutela del pane in Calabria. Allora, sindaco di Cerchiara, Antonio Carlo Magno, innanzitutto io mi sono, come dire, confesso che non sono mai stato a Cerchiara, nonostante sia calabrese e ormai da anni però non vivo in Calabria, ma ci torno con una certa costanza e sono sempre legato alla mia terra. Però non conoscevo, ed è veramente un mea culpa incredibile, la tradizione di questo pane. Paolo lo ha anticipato, voi siete avanti perché avete raggiunto la certificazione DECO, denominazione comunale, e tra l'altro anche riconoscimento al Salone del Gusto di Slow Food, e risale, diciamo così, a un'intuizione. Adesso non so se fosse tuo parente. Stiamo parlando di Giacomo Carlo Magno. Tutto, un buon pomeriggio, grazie per questo graditissimo invito. Ovviamente a colmare questo suo gap di non conoscere Cerchiara è l'occasione buona per metterlo in programma, ovviamente. È davvero un piacere essere stato contattato dal sindaco Senti e dal professor Paolo Ferrara per questo incontro, perché alla base di tutto, al di là della tradizione e di quant'altro, ovviamente dell'artigianato e delle attività produttive, alla base esiste effettivamente anche una capacità di fare rete, di conoscersi, di ampliare le conoscenze e di continuare un percorso che a Cerchiara è stato, come diceva lei, avviato alcuni decenni fa ad opera di Giacomo Carlo Magno, un assessore di una precedente amministrazione che purtroppo non è più tra di noi. Ci univano vincoli amicali ma non di parentela stretta. È stato lui che ha spronato, le chiedo scusa, è stato lui che ha spronato quelli che prima facevano il pane nelle case a uscire fuori, a mettere su dei panifici. Il primo panificio risale al 1985, se non sbaglio. Sì, ma c'è un panificio storico a Cerchiara che è condotto, quindi sono due sorelle, le signore Costa, che ha iniziato l'attività all'indomani degli anni 50, quindi c'è una storicità del tutto. Aveva dei connotati un po', tra virgolette, nuovi rispetto alla panificazione locale nelle famiglie, però è stato il primo panificio datato a Cerchiara di Calabria. Dopodiché sono iniziate delle attività di panificazione familiari prettamente, e c'è una peculiarità della panificazione cerchiarese che la fa che è singolare, che è il fatto che le panificazioni sono tutte a conduzione femminile, quindi è una panificazione a quanti sono oggi? Oggi sono otto panificatori, e quindi con peculiarità che li unisce, qual è appunto la panificazione con lievito madre, e soprattutto una arte della panificazione che si è tramandata di generazione in generazione, precipua del pane di Cerchiara. E c'è ovviamente l'acqua di Cerchiara dalla sorgente del Leiano, che quindi acqua del Pollino, quindi una storicità che adesso è divenuta una realtà molto importante, una realtà a cui abbiamo cercato alla stregua dell'avvio del processo di riconoscimento della panificazione di iscriverla nelle DECO, ma siamo andati oltre come amministrazione. Abbiamo investito il DISTAM, la facoltà di agraria dell'università
dell'Università del Molise per tracciare quelli che erano i connotati legali e quindi della panificazione cerchiarese con l'approntamento di un vademecum, ma soprattutto di quelli che sono i canoni della panificazione dal punto di vista specifico della materia, e di iscriverla nella Camera di Commercio di Cosenza, quindi per dare una entità unica e ovviamente sicura e certa alla panificazione di Cerchiara. Ma voi avete anche un museo del pane? Abbiamo un bellissimo museo del pane, sito nel centro storico, quindi nel borgo medievale, location che è costituita da un vecchio mulino, ha assolto sempre a questa funzione, in cui generazione e generazione di cerchiaresi si sono condotte appunto per la macina del grano, e questo è diventato una bellissima realtà museale che ovviamente è molto visitata, è un attrattore importantissimo legato ovviamente anche alla fruizione della Grotta delle Ninfe e quindi di quello che è un parco turistico storico di cura della persona, che purtroppo per le note vicende della pandemia lo scorso anno è rimasto chiuso, e speriamo che ci siano le condizioni di avviarlo in questa prossima estate. È un augurio che ci facciamo tutti, quindi era abbinato nel biglietto d'ingresso alla Grotta delle Ninfe, quindi alla fruizione delle acque e dei fanghi della Grotta delle Ninfe, anche la visita al centro, che distano 6 km dal centro, la visita del Museo del Pane. Quindi è stato un attrattore molto interessante per quello che sono i fruitori delle bellezze di Cerchiara. Rosario Sergi, sindaco di Platì, a Cerchiara sono avanti. Voi questa denominazione comunale DECO, così definita, dovete ancora raggiungerla. In questa direzione mi piace ricordare un evento che avete fatto proprio alla fine di febbraio, il primo Palio del Pane, dove Klaus Davi, insomma, vi sta motivando Klaus Davi in questo tipo di attività promozionale, perché lui, innamorato della Calabria, della Locride, insomma, mi sembra che vi stia dando veramente, non dico una marcia in più, ma un po' di voglia, insomma, di spirito. Il vostro percorso adesso a che punto è? Quanto manca per questa denominazione comunale di origine? Grazie. Eccoci. Per aver ricordato questa bellissima manifestazione che ha visto Klaus veramente mattatore della giornata, assieme anche alla partecipazione straordinaria di Cristina Bauerman, giudice unico della gara che si è tenuta fra i panificatori platiesi. È stato il primo tassello che poi ci porterà a quelle che sono le attività successive. Diciamo che Klaus probabilmente è la sesta, ma anche la settima marcia che ci consentirà di andare veloci in questo percorso. Non a caso Klaus è stato dal Consiglio Comunale con delibera di giunta nominato ambasciatore del nostro comune per quanto riguarda i prodotti enogastronomici, e siamo convinti che non sarà solo ambasciatore dei prodotti platiesi, ma anche di tutti i prodotti aspromontani e calabresi tutti, perché è importante che i nostri territori si aprono al mondo, si aprono in modo da poter essere conosciuti. Diciamo, Klaus è un massimediologo, quindi riesce a capire quelle che sono le attività, e lo ringraziamo tantissimo per questo sostegno che sta dando a Platì e a far sì che emergano tutte le positività della nostra comunità. Per quanto riguarda la DECO, noi abbiamo già deliberato in giunta, abbiamo dato l'atto di indirizzo affinché venga fatto avviso pubblico per reperire le professionalità che poi ci dovranno guidare alla diciamo, redazione del disciplinare e quindi poi fare tutte le attività propedeutiche al riconoscimento della DECO. E incastrate naturalmente in quello che sarà poi anche un'attività di marketing territoriale. Diciamo questo il pane che comuna Platì e Cerchiara, anche perché sono due prodotti di eccellenza. Cerchiara ha già una tradizione un pochettino più
più datata rispetto alla nostra. Comunque noi abbiamo, i panificatori nostri hanno iniziato l'attività così per gioco negli anni 80. Quanti, quanti panificatori ci sono a Platini? Allora, abbiamo quattro panificatori che producono ormai a livello industriale, perché forniscono anche la grande distribuzione, e molti di loro riescono anche a fare delle spedizioni al nord Italia. Però noi vogliamo dargli anche un supporto su questo, anche perché fare questa attività di marketing ha un costo, quindi noi cercheremo un attimo di sostenerli con queste iniziative per far meglio conoscere il pane. Come diceva prima Antonio, sindaco di Cercare, Antonio, il dottore Carlo Magno, è importante anche dare un'identità a questo pane, per evitare anche che ne venga anche imitato solo il nome, perché il pane di Platì ha una tradizione e non vogliamo neanche che questo nome pane di Platì possa essere utilizzato in modo improprio anche da altre attività di panificazione che ci sono sui territori e anche dai rivenditori stessi, perché molto spesso noi ci troviamo le cosiddette così da belle artigianali, c'è scritto pane di Platì con un pennarello, e effettivamente poi facendo un'indagine fra i nostri panificatori e non, questi rivenditori non vengono raggiunti da nessuno di questi, per cui è importante andare a garantire anche quello che è il buon nome del nostro pane, dove dietro il buon nome c'è la personalità dei nostri panificatori, quindi dare un marchio, dare un nome, registrarlo come è stato fatto abilmente da parte del comune di Cerchiara, rappresenta per noi un motivo anche di dare un valore in più a questo nostro pane. E perché abbiamo fatto questa insieme? Noi dobbiamo affiancarci a chi è avanti a noi, quindi in questo caso il Comune di Cercare, che ha attività, e ho avuto anche il grandissimo piacere e onore di conoscere il rappresentante, il sindaco, che è veramente una persona che guarda al futuro, e sinergicamente sono convinto che riusciremo a fare veramente bene questo percorso, che porterà ad avere un valore aggiunto per tutti i nostri territori e per la Calabria tutta. Antonio, sindaco di Cerchiara, a questo punto, dopo questo accordo preliminare, quali saranno i prossimi passaggi e quali gli obiettivi che questo consorzio che nascerà si porrà? Sì, di sicuro è un cammino che è appena iniziato, perché ovviamente svolgere queste azioni, come sta facendo sicuramente Rosario, giù per a Platì, per utilizziamo il suo e giù, visto la il sud della io questa volta mi fregio di essere del nord, non so se è un elemento positivo, però illudiamoci, senza dimenticare mai che la civiltà è venuta dal sud sotto certi aspetti, almeno quella ellenistica. Dopo lasciamo ampio il campo, senza ovviamente trascinarci in qualche polemica, assolutamente. Voglio dire, è un'esperienza che iniziamo insieme, perché curare e portare avanti la progettualità della panificazione non è certamente semplice. Ne abbiamo discusso a tavolo in un luogo ameno, storico, con il prof, con Rosario. Abbiamo analizzato quali sono le criticità della dinamica, soprattutto all'interno di borghi piccoli, quindi dove dobbiamo far fronte anche a situazioni sotto certi aspetti localistici e quindi di dinamiche anche umane un po' particolare. Di certo l'esperienza che le istituzioni comunali hanno svolte, che ovviamente Platì inizia a svolgere con il nostro modesto contributo, perché sicuramente la precipitazione di ogni realtà va rispettata, va ammirata indipendentemente da qual è lo stato, al di là di tutto, dico, di questo, sicuramente potrà creare una premessa molto importante per una razionalizzazione di questa grande risorsa della panificazione, che spesso, lo devo dire, e questo forse è l'elemento critico, l'anello critico del sistema, non viene percepita dagli stessi soggetti attivi, dalla stessa produzione, di quanto sia importante, perché dietro al pane non c'è solo una produzione, non c'è solo un business, non è solo un negozio la panificazione, ma è qualcosa di più, che si porta dietro l'aspetto culturale, si porta dietro l'aspetto identitario, si porta dietro la storia di una comunità, delle nostre comunità, che
penso che siano sovrapponibili perché trovano una radice comune in quella che è l'identità contadina, quindi l'identità della terra, il richiamo della terra. Ed è chiaro che ovviamente dobbiamo portare questo processo, che è quello della pianificazione, alla guisa dei tempi moderni, cioè quindi i tempi moderni, però preservando quello che è la originalità di ogni panificazione localistica, quindi la precipuità della panificazione di Cerchiara come quella di Platì, che si uniscono, quindi fondendo i saperi, fondendo le nozioni, per creare un comune denominatore dove la precipuità della panificazione possa emergere in tutto il suo splendore. Un processo che richiederà sicuramente dei consulting specifici nell'aspetto merceologico, quanto piuttosto non in quello legale. Quindi è dove confluiamo in un unico ambiente che possa tutelare al meglio le nostre precipità, quella dei soggetti attivi, cioè i soggetti della panificazione, le varie aziende della panificazione, e quella istituzionali, che sono ben diverse magari da un punto di vista specifico di ruoli, perché noi dobbiamo tutelare, preservare, promuovere nel contempo. Però i soggetti della panificazione devono produrre per migliorare le proprie condizioni di famiglia e anche promuovere occupazione legata al settore. Quindi credo che ci sia una bellissima sfida, perché ovviamente dobbiamo superare tanti ostacoli, e gli ostacoli maggiori, io che ho esperienza di... Quali saranno? E gli ostacoli maggiori sono quelli ovviamente di convincere ad entrare nella rete, a credere nell'importanza della rete, e mi riferisco soprattutto ai panificatori, laddove ci sono state e ci sono delle dinamiche che ovviamente spesso non collimano con quelle che sono le visioni istituzionali sulla tutela del prodotto e del mercato. Paolo Ferrara, che vediamo in versione mobilità perché si sposta, consigliere comunale a Platì, delegato dal sindaco, proprio colui che ha avuto questa idea del consorzio. Tu abiti a Platì, sei di Platì, Paolo? Io abito a Reggio Calabria città, però da anni vivo la quotidianità anche all'interno della comunità platiese. Poi col sindaco Rosario Sergi ci lega, oltre a una storica amicizia, anche una vita di battaglie. Stavo dicendo, Paolo, il tuo primo ricordo legato alla bontà del pane di Platì, ti ricordi quando l'hai assaggiato per la prima volta? Ed entriamo nel mondo dei ricordi, perché il pane, come diceva il sindaco prima Carlo Magno, è storia, è cultura, è memoria. Beh, guarda, in modo molto semplice ti dico, prima di assaggiare il pane di Platì per la prima volta, magari ero una taglia 44 pure io, e ora grazie al pane vado avanti. Diciamo, è parecchio tempo che, a prescindere dallo scherzo, conosco il pane, ma lo conosco anche dal punto di vista professionale, in quanto sono un agronomo specializzato in trasformazione dei prodotti agroalimentari, e la materia che insegno è proprio chimica agraria, ovvero tutti quei processi di trasformazione dalle materie prime agli alimenti che troviamo quotidianamente sulla tavola. E i due pani di Cerchiara di Platì sicuramente hanno, da questo punto di vista, degli elementi di forza che sono anche comuni. Parliamo del lievito madre, no? Per esempio. Hanno degli elementi comuni che il lievito madre, ma paradossalmente dico hanno delle caratteristiche morfologiche diverse, sia perché, nonostante hanno gli stessi ingredienti, la peculiarità è proprio questa, processi di lavorazione diversi che portano anche a realizzare delle forme con consistenza totalmente diversa l'uno dall'altro. Purtroppo facciamo degli esempi. Cerchiara fanno dei pani enormi, no? Da 1, 2, 3, 4, 5, addirittura avete fatto anche quello per Papa Francesco di 25 kg, a Panariello sì, di 10 kg, e la particolarità di quello di Cerchiara è la gobba. La coppa del pane che il sindaco Carlo Magno è stato così garbato da farci assaporare a noi, e so che cedere quella parte è come cedere una parte di se stessi, perché è proprio quella caratteristica della forma del pane.
Posso dire che ha una friabilità importante e veramente un sapore molto intenso. Maggiore alveazione, no? Mi pare quello di cerchiarabbia. Come? Maggiore è l'alveazione interna, no? C'è un'alveazione maggiore, mentre quello di Platì ha una compattezza invece che è molto più basso, quindi molto più compatto. La cosa bella è mettere a confronto le due qualità di pane, ma non per capire come far prevalere l'uno sull'altro con spirito di competitività, che è quello che purtroppo credo ammazza i rapporti tra gli enti, ma è quello di trovare le migliorie che uno può portare all'altro affinché l'antica tradizione di una ricetta possa venire migliorata con anche l'avanzamento dei tempi e con l'innovazione oggi tecnologica, che oltre al famoso impasto manuale o alle tradizioni storiche che si portano avanti, può essere la ciliegina sulla torta per migliorare ad entrambe le aree comunali il prodotto che ne esce fuori. E io volevo chiudere questa piacevolissima chiacchierata con tutte e tre chiedendo al sindaco di Cerchiara, Antonio Carlo Magno, un suo ricordo, da bambino legato al pane. Lo so, i tuoi genitori, i tuoi nonni partecipavi alla realizzazione, ti alzavi anche tu al mattino, ti facevano impastare 25 kg, 30 kg di farina alle 5 del mattino. Raccontaci questo ricordo, perché veramente io ne ho di bellissimi, veramente, di ricordi quando lo impastavo con mia suocera. Allora, io non posso dire di aver impastato il pane, non l'ho fatto, però i ricordi sono tanti, perché lo dicevamo, il pane è memoria, è anche una memoria perduta, perché anche i ricordi e i sapori di una volta non sono presenti nel nostro quotidiano, perché erano legati ad una attività contadina diversa, quindi a una qualità di prodotti diversi, per cui c'era il rito del pane, era come atteso veramente in maniera quasi euforica, perché ovviamente delle parti prelibate venivano offerte anche a noi bambini. Faccio presente, magari in rapporto alla stagionalità delle panificazioni, in rapporto a quello che erano i prodotti presenti, perché non c'erano frigorifero, quindi non c'erano prodotti di conservazione, per cui cambiava anche il sapore di ciò che era l'offerta della panificazione. Ci riferiamo soprattutto alle pizze, oppure ci riferiamo a quelle che erano quelle forme di pani gonfiati che noi riempivamo o con la ricotta fresca nella bellissima primavera, nel periodo della caseificazione, oppure potevano esserci, non c'era la Nutella ovviamente a quei tempi, non era estesa almeno nelle latitudini dei piccoli paesini e nella realtà quindi agricola della nostra Calabria, ma c'erano questi sapori intensi, forti, o come poteva essere la pizza con il lardo di maiale, quando era il periodo, e anche quello un altro prodotto, oppure quella che era la pizza dolce era con il sanguinaccio, che forse anche alle latitudini di Platì si faceva, quindi la pizza ripiena con il sanguinaccio, anche questo, ecco, erano ricade nei ricordi, oltre a quello che era dopo l'utilizzo del forno post panificazione. Mi riferisco soprattutto alle carni o alla cottura delle verdure, quindi erano momenti in cui la panificazione riempiva letteralmente una casa, non solo da un punto di vista quantitativo di prodotti, ma anche da un punto di vista olfattivo, perché i profumi erano così intensi, e in questo momento i profumi sono allocati in una parte ben precisa del nostro cervello e alcune volte ritornano prepotentemente a risvegliare la nostalgia e a risvegliare anche gli affetti che ai noi non ci sono più. Rosario Sergi, sindaco di Platì, prima di chiudere, un tuo ricordo legato al pane da bambino. Io lo so, poi magari ne racconti un altro. Sarò brevissimo, anche perché mi sta abbandonando la batteria. Allora, quello che ricordo con piacere era questo, prestarsi il pane fra le famiglie. Cioè, si prestava il pane nei rioni, e si faceva il pane una volta ogni 10 giorni. In questi 10 giorni c'erano tante famiglie che rifacevano il pane e ci si riprestava
il pane una famiglia con l'altra. Quindi questa era una cosa veramente è un bel ricordo, perché c'era quella solidarietà, quell'attività di, diciamo, anche di rapporti umani, come diceva prima Carlo prima, come diceva prima, scusami, Antonio prima, quindi c'era questo veramente familiarità nei rioni, che ci si scambiava il pane e si mangiava sempre il pane fresco, anche se la famiglia lo faceva ogni 10 giorni. Bene, io vi ringrazio tantissimo, ringrazio Rosario Sergi, sindaco del comune di Platì, Antonio Grazie a voi. Carlomagno del comune di Cerchiara e Paolo Ferrara, consigliere comunale del comune di Platì. Abbiamo parlato di questa importante intesa raggiunta tra i due comuni per la realizzazione del primo consorzio del pane in Calabria. Io vi preannuncio che per quest'estate, volenti o nolenti, io passerò da Cerchiara e poi da Platì, ma cercherò di fermarmi non un giorno, perché bisogna viverli i territori. È sempre poco. Però almeno 5-6 giorni a comune io proverò a raccogliere tutto quello che si può raccogliere di testimonianze, perché credo che siano importanti le testimonianze anche degli anziani. Sono una forma di memoria e di documentazione che ci permetterà poi di recuperare e di innovare nello stesso tempo, di guardare avanti, di guardare al futuro con la forza, con la consapevolezza che la nostra storia, il nostro passato non può che essere un qualcosa di estremamente positivo che ci rilancia per il futuro. Sono particolarmente felice di questa intervista, perché dà una immagine della Calabria, di alcuni posti della Calabria veramente impegnata, dinamica, che guarda all'avvenire e non ripiegata su se stessa, non aspetta, ma si attiva ed è molto protagonista. Grazie ancora a tutti e tre. Grazie, Grazie, grazie grazie, Giovanni. buona A serata a presto. tutti. Arrivederci. Ciao, a presto, Arrivederci. grazie.